Facciamo crescere la nostra azienda ferroviaria di trasporto pubblico, una cosa molto importante perché il reperimento di macchinisti è una delle grandi difficoltà che hanno oggi le aziende ferroviarie. Esiste un vero e proprio cannibalismo tra aziende. Spesso succede che l'azienda dello Stato, che è presente in tutta Italia, toglie alle piccole aziende dei territori i macchinisti che nel frattempo hanno formato spendendo anche tanti soldi perché hanno la possibilità di avvicinarli al loro luogo di origine. Noi creiamo un percorso virtuoso con l'Istituto Tecnico di Formazione Superiore di Ortona che forma i nuovi macchinisti e altre figure professionali legate al movimento dei treni e alla gestione delle aziende ferroviarie. Io spero che tanti ragazzi abruzzesi vogliano scegliere questo percorso perché è un percorso molto professionalizzante, ben retribuito e di sicuro accesso lavorativo. Il 98% fino ad oggi delle persone che hanno fatto questi corsi trovano lavoro entro 6 mesi ed è, ripeto, un lavoro professionalizzato, serio e anche giustamente equamente retribuito. Quindi è anche un modo appunto per permettere alle nostre aziende di approvvigionarsi di macchinisti e di professionisti senza rischiare, come spesso è accaduto, di ritrovarsi con poco personale o con personale molto anziano, con le inevitabili ricadute sulla qualità del servizio.